Cosa dire allora? Siamo giunti al termine di questo bellissimo e entusiasmante progetto. La possibilità di alfabetizzare tanti nostri over 60 e di riportarli in collegamento con i nostri giovani. Credo che non ci sia cosa più bella di permettere di trasferire l'esperienza di una vita attraverso strumenti tecnologici. Ma la cosa più bella è, credo che la si possa riassumere nella battuta che mi ha fatto una nonnina. Io sono ritornata a comunicare con mia nipote attraverso WhatsApp, attraverso Facebook, e comunichiamo con le email. Non riesci a passare, ma riesco a parlare. E parlare, ma anche vedere, perché utilizzo anche Skype adesso. Lei molto spesso è fuori per lavoro, ma siamo vicini, vicini, vicini. E credo che, detto da una persona a 75 anni che riesce a utilizzare questi strumenti, ecco, come un giovanotto, come mia figlia che ne ha 16 e che smanetta dalla mattina alla sera, sia una delle cose più belle. Speriamo tanto di poter continuare in questo progetto, che possa fungere da lievito questi nostri 45 che abbiamo formato attraverso il progetto, ma loro diventano e devono diventare i fruitori di questi hub che abbiamo creato, ma anche loro i volontari per la formazione degli altri. Ma è importante che non si perda questo collegamento con le scuole, perché il progetto nasce con le scuole, non soltanto con i centri degli anziani e dei nostri anziani. E quindi questo percorso di formazione, che ha visto prima di tutti anche i docenti entusiasti di dare questo loro contributo, i docenti in molti casi erano i nostri ragazzi, ma anche i tutor della scuola che mi chiedono: sindaco, quando lo rifacciamo? E quindi grazie a Mondo Digitale, grazie a te Cecilia. E adesso i 7 hub di Castelbuono hanno anche ricevuto anche una stampante 3D, che adesso viene ospitata presso il Centro Sud, che significa... che troveremo qua, e che significa ripartire ancora con un progetto più ambizioso, che è quello di un Fab Lab che possiamo creare qua. Abbiamo iniziato a entusiasmare molti con questa stampante 3D. Anche per me è stata una bellissima novità, una grande scoperta, ma ho visto che i giovani, anche loro pionieri nello smanettamento di queste cose, già ci hanno messo mano, e quindi sono certo che questo diventerà contagioso per i nostri operatori, i tecnici del design e i nostri artigiani tradizionali, che non potranno che avere grandi vantaggi dalla nuova tecnologia. Castelbuono nel mondo, e Castelbuono che continuerà a stupirci. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie.